Angelo Pica, presidente del Consorzio Costa del Vesuvio, domani qui a Stecca un workshop per parlare eh, dell'esistenza di un fondo per le imprese creative. È un progetto nuovo, è la prima edizione di un bando di Invitalia proprio per le imprese creative, in una serie di settori, peraltro anche molto interessanti per noi, come i gioielli, come l'artigianato, come la cultura. Uh, si devono immaginare dei progetti innovativi, dei progetti creativi, dei progetti che creino nuove opportunità di lavoro e anche nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Quindi nello specifico ci sono dei criteri che poi verranno seguiti nel valutare a chi uh, attribuire questo fondo? La chiave è appunto l'innovatività, la creatività, la capacità di tirare fuori anche da aziende tradizionali Progetti nuovi, idee nuove, nuove vie per creare appunto sviluppo, per creare reddito. Ci sono scadenze, ci sarà un bando, come si articola? C'è già un bando, a partire dal 20 di giugno sarà possibile cominciare a progettare sulla piattaforma di Invitalia, a partire dal 5 di luglio sarà possibile presentare i progetti. Giuliana Esposito, domani questo workshop, un'interessante opportunità per le imprese del territorio. Il workshop viene promosso tra le iniziative di STECCA finalizzate alla promozione degli strumenti a beneficio delle imprese del territorio. Il nostro fine è quello di far sapere che ci sono degli strumenti a disposizione degli aspiranti imprenditori e delle imprese e sollecitare anche la produzione in termini innovativi di offerta e servizi in questo senso. Che si intende per imprese creative? Allora, sono tantissimi settori e le attività finanziabili. Intanto i, diciamo, i settori economici strettamente collegati al campo artistico e creativo, l'area dell'editoria, l'area della pubblicità, eh, televisione, eh, informazione, artigianato, design. Sono veramente tanti i campi, quindi non limitiamoci alla considerazione del codice ateco che molto spesso rende sterile anche la partecipazione. A questa tipologia di bando, ma appunto concentriamoci anche sulla varietà di quella che è l'industria creativa eh, e diciamo le sfumature che possono essere poi eh, costruite intorno a questo, a questo settore. Qual è l'importo di questo fondo? Sono finanziabili eh, progetti fino a 500.000 euro con un 40% di fondo perduto ed un 40% di tasso agevolato. Stecca diciamo, seguirà, affiancherà questi aspiranti imprenditori? Assolutamente sì, i nostri partner, i nostri consulenti sono assolutamente a disposizione di, delle imprese e degli aspiranti imprenditori, sia in termini di costruzione della proposta progettuale, sia in termini di presentazione della proposta eh, direttamente in Vitalia.